fai lì, che paura! Ciao a tutti, diavoletti! Oggi è una giornata molto triste per me! Insomma, cos'è successo? Calmati, perché stai piangendo così? Vinci, sto piangendo, sai perché? No. Allora, adesso ti spiego. Sto piangendo perché io voglio essere un'ultima volta Spider-Man. Ancora? Sì, voglio essere Spider-Man per l'ultima volta. Non voglio essere un umano oggi, voglio essere Spider-Man oggi, solo per l'ultima volta. Anto, ma essere Spider-Man è molto pericoloso. Dai, posso essere l'ultimo giorno Spider-Man? Ok. Sì, posso essere Spider-Man per un giorno! Che bello, questa sarà la mia ultima volta! Questa sarà la mia ultima volta! Ok, adesso mi trasformo in Spider-Man e farò il mio ultimo viaggio. Poi tornerò, Vinci, tornerò a casa stasera. Tornerò e sarò un umano per sempre, ma oggi voglio essere l'ultima volta Spider-Man. Diavoletti, adesso mi trasformo! 3, 2, 1! Sono diventato Spider-Man! Bah! Adesso vado a fare un viaggio lunghissimo. Dove andrò? A New York? Oppure andrò a Parigi? Non lo so, diavoletti, venite con me in questo viaggio molto bello! Ok, diavoletti, sono uscito da quella casa. Adesso mi sento molto libero perché sono un supereroe e posso usare le mie ragnatele per muovermi di qua e di là. Adesso vi faccio vedere. Volete vedere che mi trasporto su quella sedia? Guardate, sono qui, uso le mie ragnatele. Avete visto? Le mie ragnatele sono potentissime. Mi possono portare dovunque, di qua, di là, dappertutto. Ok, diavoletti, è arrivato il momento di viaggiare. Dove andrò questa volta? Che bello, voglio viaggiare! Ma qui ci sono delle scale? Io mi scoccio di salire queste scale. Non voglio salire queste scale. E allora uso le mie ragnatele per trasportarmi lì su. Ok, sono qui sopra. Che bello! Non ho salito quelle scale. Ho fatto un salto da lì a qui perché ho i superpoteri. Mi sto divertendo tantissimo. Essere Spider-Man è bellissimo. Voi vorreste essere Spider-Man come me? Ah, che bello! Cosa? Che cos'è quell'avviso? Diavoletti? Ma che cos'è questo foglio? Cosa? Attenzione, c'è un ladro nelle vicinanze. Questo è proprio un avviso. Questo è un avviso che mi dice che c'è un ladro nelle vicinanze. E sapete, vero, che è molto pericoloso per me perché io sono Spider-Man e se un ladro mi vedesse potrebbe anche rapirmi, potrebbe farmi qualcosa di brutto. Quindi adesso significa che devo scappare via con le mie ragnatele. Ok. Adesso dove mi trovo? Mi trovo su un altro tetto. Cosa? Che cos'è quest'avviso? Diavoletti, ma perché sto trovando questi avvisi strani per tutti questi tetti? Ok, leggiamo quest'avviso. Cosa? Il ladro che si nasconde in questa zona è molto pericoloso? Il ladro che si nasconde in questa zona è molto pericoloso? Significa che se mi vede potrebbe farmi del male? Oh no! Oh no! Devo scappare anche da qui! Ma non posso stare in pace a prendere il sole! Come una persona normale? No, lo ha detto Vinci, è pericoloso e qualcuno potrebbe anche rapirmi perché io sono un supereroe. Ok, uso le mie ragnatele per trasportarmi da qualche altra parte. Ok, vediamo un po'. Allora, io devo essere intelligente, non devo farmi prendere da quel ladro pericoloso. E guardate, sta scritto che è molto pericoloso, quindi io posso usare i ragni. Ecco qui, questi sono i miei amici ragni e li sentite? Guardate il verso che fa! E se il ladro vede questo ragno si spaventerà, quindi. Io sono al sicuro, posso evocare i ragni e farò spaventare il ladro. Ah, che bel piano! Ma, aspettate, e se il ladro non avesse paura dei ragni? Questo sarebbe un grande problema! Perché se il ladro non avesse paura dei ragni? Mi prenderebbe subito e mi rapirebbe. Oh no, oh no. Vabbè, ma per ora non vedo nessun ladro. Cerco di spostarmi sempre con le mie ragnatele. Ok, adesso sono qui. Ma che cos'è questo avviso? Ma perché sto trovando sempre avvisi?
Oh no, questa giornata sarà veramente pericolosa. Io non posso essere un supereroe in pace. Ok, cosa c'è scritto qui? Cosa c'è scritto qui? State attenti al ladro in queste zone. Diavoletti, c'è proprio un ladro in queste zone, guardate! C'è proprio un ladro in queste zone! Ma io non lo vedo. Questo ladro è molto pericoloso e potrebbe fare di tutto per rapirmi. Guardate, diavoletti, io adesso vi dico un segreto. Mi sono portato insieme a me queste due tazze. Sì, le ho portate di nascosto. Quella di Vinci e quella del nostro cagnolino. Così, se non tornerò più a casa e mi succede qualcosa di brutto, almeno vedrò sempre la loro faccia qui. Ciao, Vinci! Ciao, cagnolino! È bellissimo parlare con voi. Ma aspetta! Loro sono due tazze, non sono il vero Vinci e il vero cagnolino. Con chi sto parlando? Ma comunque mi sono portato questi due oggetti con me. Così se mi succede qualcosa me li ricorderò per sempre. Vabbè, non c'è nessun ladro. Che cos'è questo allarme? Perché c'è questo allarme? Oh no! Cosa? Sento dei passi. Chi sta venendo? Chi sarà, un mostro? Oppure il ladro? E il ladro? Ladro sei tu? Oh no! Cosa sta dicendo? Spider-Man? Chi è? Altri amici? Cosa? Sei il ladro? Tu sei il ladro? Sì, sono il ladro! Oh no! Diavoletti, guardate! È proprio il ladro! Cosa vuole da me? Cosa vuole da me? Cosa vuole? Oh no, diavoletti! Il ladro è davanti ai miei occhi! Cosa? Cosa dice? Spider-Man, finalmente ti ho trovato! Volevi trovare me? Volevi trovare Spider-Man? E mi hai trovato? Attento, mi sto avvicinando. Sì, cosa? Cosa vuole da me? Diavoletti vuole rapirmi. Vinci, aiutami! Diavoletti, che vuole fare questo ladro? Che vuole fare questo ladro? È proprio davanti a me e vuole rapirmi. Vinci! Non mi sentirà mai. Sono troppo lontano da Vinci. Ok, ok, ok. Se tu vuoi rapirmi, adesso io ti faccio scappare via con i miei superpoteri. Vuoi vedere? Adesso evoco un ragno. Ecco fatto. Non hai paura di questo ragno? No? Non hai paura di questo ragno? Lo vedi? Si sta avvicinando a te. Io non ho lo senti paura dei ragni. Cosa sta dicendo? Togli questo ragno. Cosa? Non ho paura. Non hai paura dei ragni? No. Oh no, non ho paura. Amico mio, non servi a niente in questa missione. Sono in pericolo, sono in pericolo. Si sta avvicinando sempre di più. Cosa mi farà? Cosa vuoi farmi, ladro brutto? Il ladro è andato via e mi ha rapito, guardate. Mi tiene in ostaggio, guardate. Mi ha proprio legato e non posso muovermi. Vinci, Vinci! Non posso muovermi, che devo fare? Dovevo restare a casa. Sono rimasto qui bloccato, sono rimasto qui bloccato. Non posso muovermi. Che devo fare? Adesso? Non vedrò mai più Vinci e non vedrò mai più il nostro cagnolino. È tutta colpa mia, è tutta colpa mia. Non dovevo uscire, non dovevo uscire. Dovevo restare a casa. Diavoletti, mi è venuta un'idea, mi è venuta un'idea. Sapete, vero, che ho i superpoteri? E con i superpoteri io posso rompere questo nastro. Vediamo. Cosa? Cosa è successo? Mi sono slegato? Guardate, diavoletti! Con i superpoteri ho rotto il nastro, che bello! Ok, adesso devo fuggire via. Addio, ladro! Torno da Vinci, torno da Vinci! Cosa? Ma che cos'è questo suono? Spider-Man è fuggito! Dovete trovarlo! Spider-Man è fuggito! Se vedete Spider-Man, urlate! Dobbiamo catturarlo! Spider-Man è fuggito! Diavoletti, devo scappare dentro casa! Devo scappare dentro casa! L'allarme sta continuando a suonare! Mi troveranno? Mi troveranno? Devo scappare dentro casa! Sono quasi vicino a casa. Attenzione! Attenzione! Chi è? Di nuovo? Spider-Man, di nuovo il ladro? Trova in questa zona. Cosa sta dicendo? Dovete adesso? Trovate Spider-Man! Devo catturarlo! Devo catturarlo! Io fuggo! Oh, Manto, dove si sarà cacciato? Vinci, sono appena tornato.
Non sai quanti pericoli ci sono lì fuori? Vinci, non puoi capire quello che è successo? Ho visto un ladro e quel ladro mi ha rapito e adesso sono fuggito. Ti rendi conto? Ci credi a questa storia? Io non ci credo. Diavoletti, sta dicendo la verità perché sì, io veramente sì, non ci credo. Sì, sta dicendo la verità! Era un ladro, c'era proprio un ladro lì fuori. Sono ancora impanicato, ho bisogno di un bicchiere d'acqua e questo sarà il mio ultimo giorno da Spider-Man. Non mi trasformerò più in Spider-Man, mai e poi mai, perché è troppo pericoloso. Ci sono troppi ladri che potrebbero rapirmi, ci sono persone pericolose per strada, quindi non mi trasformerò più in Spider-Man. Certo, certo, bella storiella, ti meriti proprio un 10 e lode. Ma non sto inventando, non sto dicendo una bugia! Sì, stai mentendo. No, non sto mentendo, è vero, c'era un ladro qui fuori che voleva rapirmi. Hop, allora vieni subito qui. Secondo te Anto sta dicendo? Sì, sto dicendo la verità, Hop mi crede. Diavoletti, hanno visto tutto, vero Diavoletti? Sì, sono stato rapito. E ho sofferto tantissimo. Diavoletti, fatemi sapere sotto i commenti se è la verità. È la verità, è la verità, è la verità, è la verità, è la verità.